benvenuti nel mio canale. Oggi faremo questa mattonella formata da maglie alte. Vi lascio al tutorial. Iniziamo facendo il cerchio magico. Prendiamo il filo. Facciamo 3 catenelle che formano la nostra prima maglia alta. 1, 2 e 3. Dobbiamo fare 4 gruppi di 3 maglie alte separati da 2 catenelle. Facciamo un'altra maglia alta, 2, terza maglia alta, 2 catenelle, okay. Altre 3 maglie alte, allora 1, 2, 3. Sono 3 maglie alte, 2 catenelle, 3 maglie alte. Facciamo una catenella, 2, 3 maglie alte, 1, 2, 3. 2 catenelle, tiriamo un pochino, le ultime 3 maglie alte, 1, 2, 3, 2 catenelle e chiudiamo nella terza catenella. Stringiamo un po', allora, con una maglia bassissima. Vedete, abbiamo formato 4 gruppi di 3 maglie alte separate da 2 catenelle. Adesso stringiamo un po' il cerchio. Ecco, abbiamo formato un quadrato. Adesso andiamo avanti col secondo giro. Facciamo 3 catenelle, allora 1, 2 e 3, questa corrisponde alla prima maglia alta, poi seconda maglia alta sottostante, la terza maglia alta. Arrivando nel foro dobbiamo fare un gruppo di 3 maglie alte, 2 catenelle più 3 maglie alte. Questa è la prima, la seconda, la terza, sono 3 maglie alte, 2 catenelle e nello stesso foro facciamo altre 3 maglie alte. 2 e 3. Nel foro facciamo le 3 maglie alte, sono 1, 2 e 3. 2 catenelle di separazione e 3 maglie alte nello stesso foro. 1, 2 e 3. Andiamo avanti continuando con le maglie alte sottostanti. Arrivando nel foro facciamo 3 maglie alte, 2 catenelle, 3 maglie alte. Continuiamo così fino alla fine del giro. Abbiamo formato la mattonella. Ora facciamo l'ultimo giro, così ve lo faccio rivedere. Facciamo le 3 catenelle che rappresentano la prima maglia alta, 1, 2 e 3. Maglia alta sottostante, un'altra maglia alta sottostante, maglia alta, fino ad arrivare nel foro.
Allora, arrivati nel foro, facciamo il gruppetto di 3 maglie alte. 1, 2 e 3. 2 catenelle, 1 e 2. Altre 3 maglie alte nello stesso foro che formano l'angolo. 1, 2 e 3. Andiamo avanti facendo le maglie alte sottostanti, arrivando nell'angolo facciamo sempre 3 maglie alte, 2 catenelle di separazione, 3 maglie alte. Proseguiamo così fino alla fine del giro. Completiamo il giro facendolo un'altra maglia alta e chiudiamo nella terza catenella, 1, 2 e 3 catenella. Maglia bassissima. Abbiamo terminato di realizzare la nostra mattonella. Con questa mattonella si possono realizzare diversi progetti, ne ho già qualcuno in mente. Vediamo cosa esce fuori. Spero di essere stata piuttosto esaustiva. Per qualsiasi domanda, non esitate a scrivermi sotto nei commenti. Al prossimo video tutorial.